Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto broccoli ed anacardi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, cimette di broccoli, sale, noce moscata, pepe, aglio, acciughe, burro, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, anacardi, pomodori secchi sott'olio, acqua, dado vegetale Bimby e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio, le acciughe, l'olio. Ed azionare il Bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere l'acqua, 200 grammi. Le cimette di broccoli, le cuocere per 16 minuti, 100 gradi, velocità 1. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso ed azionare il Bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere l'acqua il dado, il sale, il pepe, la noce moscata ed azionare il Bimby per 16 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i pomodori secchi e il burro. Il pecorino, il parmigiano e gli anacardi. Amalgamare con la spatola ed azionare il Bimby per 2 minuti senza temperatura. Antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, impiattare e servire. Risotto, broccoli ed anacardi. Grazie e alla prossima ricetta.